Ciao, io sono Elgasi e questo è il canale di Elgasi. Guarda, io ti ringrazio per esserti iscritto al canale, per aver messo like, perché sono sicuro che l'hai fatto, sono sicurissimo. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e Meta. La novità è che oggi l'intelligenza artificiale di Meta è capace di produrre video da testi. Vediamo perché è così interessante parlare di Meta, di intelligenza artificiale e video, perché questa è una novità. Però la vediamo insieme dopo la sigla. Make a Video è il sistema di intelligenza artificiale di Meta che genera immagini e video da testi. Attenzione, come state vedendo in questo momento. Esistono tanti sistemi che generano immagini attraverso i testi, ce ne sono pochi che generano video dai testi. Però andiamo a quello che conta, a quello che importa. Il sistema usa immagini con descrizioni per imparare com'è il mondo che ci circonda, no? E come è descritto da noi. E usa anche un database video per capire come il mondo si muove, perché generare video ha anche bisogno di capire come il mondo si muove. E con questa marea di dati, con questa marea di informazioni, Make a Video riesce a generare video unici che sembrano usciti dalla sua immaginazione, detta proprio così. Quindi riesce a generare questi video delle descrizioni testuali realistici, stilizzati, possono essere, come state vedendo in questo momento, questa è un'astronave strana, ci sono anche delle variazioni, no? Una coppia che cammina sotto la pioggia, e addirittura surreali come queste qui, con un orso che dipinge se stesso in un quadro, un robot che balla a Times Square, o un cat un gatto che si guarda la televisione con il telecomando in mano. Da notare la manina del gatto qui, che è un po' strana, tipo questo animaletto qua che non so che animale è, però sembra una vecchietta che preme tasti al computer. Però questa intelligenza artificiale riesce anche a generare animazioni da immagini statiche, no? Come in questo caso qui è stato generato un video da un'immagine statica, in questo caso da un quadro, oppure questa tartaruga che è la cosa meno strana che ho visto in questo caso, questa tartaruga animata da un'immagine statica. Può anche mischiare due immagini insieme, poi da generare un'animazione sola. In questo caso due immagini astratte, che erano poi due foto, due effetti 3D, no? Vengono poi mischiati per generare un'animazione. Ti dà anche la possibilità di generare diverse inquadrature per i tuoi video, quindi si può anche caricare un video che poi può generare diverse inquadrature in diverse posizioni. È utile per, non lo so, per creare diverse inquadrature in diverse posizioni, come in questo caso è stato caricato questa immagine 3D che poi è diventata effettivamente diversi personaggi. Anche qui conigli più dolci, meno dolci, sfondo più verde, non verde, cioè ti dà tante possibilità. Meta parla di responsabilità avanzata, cioè si porta avanti, parla dei dati, vengono raccolti questi dati, video, foto, per utilizzarli, per imparare da questi big data. Però non spiega da dove vengono tutti questi dati, tutte queste informazioni, tutti questi video. Per il futuro sta pensando di mettere un watermark per identificare questi video che sono stati generati con l'intelligenza artificiale. Il loro obiettivo in questo momento è quello di testare la tecnologia prima di renderla pubblica, perché effettivamente c'è un problema di sicurezza, un problema di immagini, di sicurezza di immagini. Potete capire bene cos'è. Qui invece vediamo queste immagini che sono state generate, una specie di topo strano, è stata generata da un'immagine statica o da una descrizione testo. Qui è chiaro che è stato generato da un testo, Labrador che si
che si mangia un gelato in alta definizione. Devo dire che le mani e gli occhi sono molto strane di questa generazione di immagini e video. Sono molto strane. Qui c'è un bufalo in mezzo a dei fiori, un unicorno che cammina sulla testa di persone, un orso che dà lezioni di matematica, eccetera eccetera. Diciamo che c'è anche una discussione che si parla di copyright, no? Quindi se io sono un artista che ha un nome, che è conosciuto per uno stile, questi dati che vengono presi riutilizzano il mio stile per creare delle nuove immagini. Questo cos'è? Plagio? È copiare? Che cos'è? Il discorso di copyright effettivamente è molto molto attivo. Poi creo un arte con uno stile di qualcuno, descrivendo che è lo stile di qualcuno, cosa faccio? E anche la discussione del deepfake, come faccio se io voglio fare un colloquio, qui qualcun altro più bravo di me mi sostituisce al colloquio tramite Zoom, può sostituire la mia faccia con un deepfake generato in quell'esatto momento, e visto che esiste già, per il futuro può essere molto più sviluppato e più realistico. Io sono diviso in due, perché alla fine c'è una parte di me che vuole che queste tecnologie vengano poi sviluppate ancora di più per avere più spunti dove trarre, dove per poter creare, no? Che questi video poi vengano effettivamente in nostro aiuto. E poi c'è un lato di me che è super spaventato, che non capisce dove andrà a parare questa cosa, perché tutte le cose che poi sono ben fatte, tutte le tecnologie che sono ben sviluppate possono esserci d'aiuto, come possono andare contro di noi. Questo è sempre stato in questo modo. Ad un certo punto potremo realizzare dei video abbastanza realistici per creare altre persone, quindi scambio di identità, eccetera eccetera. Io sono curioso di sapere il tuo parere, fammi sapere nei commenti se conosci altri software che generano questi video attraverso i testi, che sono curioso di sapere se ne conosci altri, così ci confrontiamo, siamo in connessione, ci scambiamo un po' di idee. Entra nella nostra community, come fai? Semplicemente ti iscrivi al canale e partecipi con noi ogni settimana. Per quelli che si sono già iscritti, davvero ringrazio per esserti iscritto e per aver messo like. Noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 con un podcast, il nostro podcast creativo Elgasi Podcast, in cui portiamo sempre un personaggio creativo a tema creatività per parlare un po' di lavoro, un po' di vita, un po' di nuove tecnologie, insomma si parla di creatività. Ogni settimana ci sono video nuovi, quindi potete essere state connessi, restate con noi, ci sono ogni settimana video nuovi che escono a tema sempre creatività. Parliamo sempre di creatività, motion, grafica, illustrazione, web design, qualsiasi cosa, creatività qui con noi. Devo avvisarti che questo video non è stato fatto con l'intelligenza artificiale, e quindi noi ci vediamo settimana prossima con un altro video, forse magari generato intelligenza artificiale, boh, chi lo sa. Ci vediamo settimana prossima, ciao.